Mario Ridolfi con noi, eccoci qui. Buonasera, ciao ragazzi. Allora Mario, ciao, io voglio capire una cosa, caro Mario. Colpaccio, auguri. Colpaccio. Colpaccio questo Conte, se è vero veramente lui. Sì, sì, certo, lui. Ci credo. È lui assolutamente. Giornalisticamente fate girare sto video perché è il massimo. No, ma è il top assoluto, nel senso che è quasi al ticcio, dopo il decimo bicchiere. Come no, ragazzi? Ti confermo. Noi facciamo mille. Facciamo a mille... me sembrava lucidissimo. Ragazzi, però. Noi facciamo mille scherzi, mille cose. Vi assicuro che questo è il Conte vero insieme a Mercu. Che dice... Conte al ticcio al Vinitali. Al ticcio al Vinitali dopo dieci bicchieri. Per forza al ticcio, beve al Vinitali, che scusa, mi credo. Non è che uno va là e poi dice anzi questo gli fa onore, risolveremo tutti i problemi. Una volta tu l'avevi fatto in maniera straordinaria, Conte, devo dire, al volo, caro Parenzo. Però voglio capire una cosa, tu insisti, caro Mario, tanto facciamo gli auguri a Marione, no? Perché mi pare che la figlia straordinaria, quest'ultima, cresca alla grande. Vedo delle immagini bellissime. Cresca alla grande, che vuol dire? Come cresce alla crescere? Grande, viene allattata dalla moglie in modo straordinario, mi pare molto una bellissima bimba, ecco tutto qua. Beh, non guardare troppo le tette di mia moglie, che no, non ma non mi sono mai per me, no, vuoi dire, metti tu su Insta, io non mi permetterei mai. L'ho messa una volta 4 mesi fa, ragazzi. Adesso ma è Davide, che il tema era la pornografia. Ma è Davide, è Davide che è un maiale tremendo. Io non vedo proprio 4 mesi fa. Seguo Adinolfi su Instagram, su tutti i social, e vedo come però cresce la bimba. Mario, tu sei, continui a essere contrario a questa, siccome c'ho una frase della De Mari della settimana scorsa, sì, che ho rispolverato, cioè anche tu vorresti proibire la pornografia, non mi dire proibire io la... come ho detto per la prima volta alla Zanzara, vedi, ti vedo, io propongo da sempre il blocco della pornografia, cioè la blacklist per i minori. Il 1° aprile, notizia per la Zanzara che non segue con la storia della politica, è che la legge sul porn block è stata approvata ed è in vigore in Gran Bretagna. Quindi non è una follia di Maria Dio. Ma tu vuoi vietare il porno perché il porno, pensi che il porno sia pericoloso, questo è il punto. Io sono assolutamente convinto che la formazione di una sessualità dei minori attraverso l'accesso alla pornografia gratuita online sia una tragedia generazionale. Ma, credo, ma che dobbiamo fare esattamente la legge inglese. La prendi, la ricopi e la metti in Italia. Cioè, uguale identica. Ma com'è? Ma è impossibile, si trovano sempre degli escamotage. Se sei particolarmente motivato. Se sì, sei perché se non sei motivato a 17 anni, a 17 anni, a 17 può essere, ma a 10 no. Ma a 10 nessuno va a vedere i porno a 10 quindi, anni, dai, su, Mario. Accesso, il primo accesso è 10-11 anni. Ora, il porn block, che è una legge seria, ma che l'ho fatto chi in chi Gran Bretagna. Sì, ma questo l'ho capito, ma chi è, chi vede porno continuamente, eccetera? Tu, se vuoi vedere il porno, devi denunciarti, mandare il tuo documento, dire io voglio vedere il porno, pure avere quei testi, ma questo, la legge funziona così. Cioè, praticamente ti devi dichiarare, come uno che vede il porno, una specie di schedatura dei pornofili. Beh, questo mi sembra un po' eccessivo. Ma è la norma, ma chi se ne frega la norma britannica, fanno tutto bene in Gran Bretagna. Non è che adesso vanno su un manifesto e li mettono fitti, però... il meccanismo per proteggere i minori un po' eccessivo. Sono così, questa è una legge, cioè, non ho capito, uno che vuole vedere il porno dovrebbe, no, ma questo l'ho capito, chi vuole vedere il porno deve registrare, deve dichiararlo, esatto. Praticamente, ma che no, esatto, è così, ma è una cosa della pornografia online, 100 miliardi di dollari l'anno, ma va benissimo, benedire. Ma perché dovresti distruggere il business della pornografia online, scusa, che già c'è una lira, quelli valga di più la salute dei bambini e dei ragazzi, ma della loro, ma guarda che la pornografia non mette a repentaglio nessuna salute, la salute di nessuno. Ma sì, ma come l'alcol, come le sigarette, ci sarà una minoranza di gente dipendente. Con un meccanismo di accesso alla, diciamo, difficile, ma anche noi ci facciamo facciamo le pippe su Cicciolina, certo, anche tu te ne sarei fatte le pippe su Cicciolina. Mi sei fatto una pippa su Cicciolina, Mario? Non mi ricordo, passati più di 35 anni. No, rispondi a questa cosa. Ti sei fatto una pippa su Mona Pozzi qualche volta? Non avevo particolare trasporto, di la verità. Cioè, il Cicciolina, non ti sei fatto una pippa su Cicciolina? Il tuo accesso a Cicciolina era complicatissimo. Ma che? Ma se volevo andavo a prendermi un VHS da qualche parte. Ti vergognavi come un ladro ad andare a prendere. Ah sì, un po' ti vergognavi. Ti vergognavi come un ladro, invece adesso l'accesso totalmente libero e gratuito in qualsiasi momento attraverso qualsiasi device a quella
roba forma una mentalità. Sì, ma secondo me, ma non è vero, non è vero, è così, perché la deviazione così, deriva da tante cose. La donna in una certa maniera standardizzata secondo cioè, la donna sottomessa, schiavizzata, stuprata. Ma ovviamente in quella maniera lì. Ma chi te l'ha detto? Ci sono dei porno in cui la donna è mistress. Adesso sono pure film edificanti. Dai, lasciamo perdere. Sono film in cui scopano. Ma se tu stai 11 anni e accedi a quel modello come idea di formazione che ti fai, ma quello sai, i genitori non far accedere i bambini di 11 anni. Quella, ma no, purtroppo tu sai che ormai siamo tutti genitori, io come te, come David, certo. Sappiamo che l'accesso attraverso internet in questo momento è facilissimo, a meno che non ti metti a fare il nazista H24 che sta sempre su direttamente addosso al figlio. Ha sempre dei momenti ragazzi, in cui potete farlo. Ma uno non può. Io guardo, ti assicuro, mia figlia usa il cellulare, non me ne occupo del fatto che posso. Io ho messo il blocco sul cellulare. Io sul cellulare di mia figlia ho messo il blocco. Fermo che torniamo ancora. Ma siete due moralisti. A 12 anni. Ma è ovvio che ho messo il blocco, scusa. Ma chiunque lo deve mettere. Parental control, è normale. Fermo, ma certo, tutti lo mettono. E poi fa le pippe senza... Dietro la posizione di Adinolfi e di altre persone come lui sul porno. Ma io ti ho detto che il cellulare di mia figlia l'ho bloccato. Ma quello, ma va bene, quello va bene. Che può, deve però fare posso chiunque, dirti, secondo posso me, dirti che secondo me dietro questa roba qui c'è un po' un'ossessione nei confronti della masturbazione. Cioè loro vedono, l'amico Adinolfi che è qui, vede anche qui la masturbazione come un peccato. Cioè dietro c'è quest'idea della sessualità che deve essere tutta uguale, tutta tutta simile. Non siete voi un po' ossessionati con sto testo? Ma sì, ma saremmo pure ossessionati. Per ore parli solo di masturbazione. Ma certo, assolutamente. Ma l'ossessione non sarà la tua. Ma perché sono i problemi, ma sei sicuro che il problema è nostro? Ma certo, perché sono i problemi quotidiani, problemi barra gioia. No, ma ragione Adinolfi, è tuo. Ma sei ossessionato tu da sta roba. Non capisco perché poi parliamo di pornografia. Io sinceramente e con grande chiarezza dico che va fermata. Cioè non ho capito, la Nappi la vorresti, vorresti fermare? La Nappi, vorresti fermare la Nappi te? Io voglio che il business della no, ma la Nappi, come la consideri te? Una propagandista della... Io voglio che quel business collassi. Cioè tu vuoi sull'astrico decine di migliaia di persone che vivono col porno. Tu vuoi far collassare le prostitute. Ma non lo so. 18 miliardi di under 18 liberi di crescere con la sessualità ma sana. Che sono crescono tranquilli lo stesso. Più limitatamente, no? In Europa voglio che scopi il porn block inglese. Non ho capito. La Nappi la consideri il male? Non la candido nelle liste del popolo della famiglia vabbè, dell'Europa. Quello d'accordo, quello mi pare abbastanza. Ma la consideri male? La consideri... Se partecipa alle nostre parlamentari europee non entra, credo. Ma la consideri un esempio negativo? Non ho in termini di rapporto personale, non la conosco, non so quello che mi fa capire davvero che siamo arrivati a un momento di ossessione collettiva rispetto a questa cosa. E che la Nappi, così faccio il nome che ti piace, facciamo il conflitto con la Nappi o Siffredi, siamo diventati interlocutori dell'intellettualità italiana. Ma certo, è normale. La tragedia della dimensione intellettuale di questo paese, perché con tutto il rispetto, che costoro ci debbano dire cosa pensano sulla TAV, perché hanno qualche idea della penetrazione di qualche foro. Ma non hai parlato della TAV per la signora Nappi, non mi pare. Sai ormai che sui nostri giornali, se tu devi dire un parere anche sui tacchetti della spesa a 2 centesimi, chiami il pornostar che ti dà l'opinione. Sai che funziona cioè, così. I pornostar sono diventati opinionisti. Interlocutori opinionisti di qualsiasi cosa. Ma sono persone come le altre, non è che sono... Voglio dire, secondo voi è il percorso della pornografia che ti legittima ad avere, una status? Sono persone che evidentemente hanno una percezione. Cosa deriva? Deriva da un business colossale che li rende, perché economicamente colossale vabbè, che li mette in condizione di assurdere. Ma esiste, non lo puoi proibire, lo vuoi fare collassare. Lo ripeto, siccome una legge in Gran Bretagna è stata fatta in questo senso, sono stato al Parlamento europeo, sono stato, scusami, Europa. Mario, sono stato in mezzo Europa passa. Sono stato, sono stato, scusami,
sono stato qualche a Verona, qualche settimana fa, prima di Verona, sono stato in un meraviglioso posto che è un bordello in Austria, 5 km, pieno di italiani. Non sono andato a scopare, sono andato a vedere. No, sono andato a vedere, ho fatto l'elezione della miss di questo bordello. Vecchio mio, una marchetta. No, ma che marchetta? Una vecchia marchetta. Ma che marchetta? Non vecchia, no, una marchetta, una marchetta, una marchetta, non una marchetta in un porno luogo, va bene, per carità. Penso un luogo di straordinaria libertà. Per le armi, va benissimo, armi, prostitute, libertà, di straordinaria libertà, con persone che vengono dall'Italia, persone come te, come me, che vanno a divertirsi. Come me neanche. Ma non ho capito che fanno, sono degli sfruttatori di corpi quelli là che vanno in quei bordelli. Ma certamente sì, lo sai pure tu, dai. Ma smettetela con questa cazzata. No, quanti siamo? Tu hai la figlia femmina, io ho tre femmine, da certo. Pure pare che c'è la figlia femmina. Ho una femmina e due maschi, esatto. Noi possiamo pensare che le nostre figlie possano in qualche modo essere dentro quel bordello. Ma quello che c'entra, ma così c'entra, bravo. Ma tanti bordelli in Italia vogliamo noi. È determinante. Io voglio la flat tax con le voglio la flat tax per le mignotte. Allora, male, caro Giuseppe, devi avere il coraggio di dirlo. Quella roba è male, perché tua figlia non te la auguri. Ma non mi auguro nemmeno che faccia un altro mestiere, magari. Ma non è la stessa cosa, su, dai, non diciamo cazzate. Ma quale moralismo? Non è la stessa cosa, è evidente. Ma chi ha detto che è la stessa cosa? Ho detto semplicemente che devi regolare queste cose. Liberatevi da sto sezione del testo. Ma non ho capito perché la masturbazione per te? Perché la masturbazione è un male per te? Perché è un male? Perché è un male? È una trasmissione meravigliosa. Perché è un male? Perché è un male la masturbazione? Giorni a parlare di perché è un male? Non frega più niente a nessuno. Beh, quello vediamo. Il disco a noi. Ma la masturbazione perché è un male? Perché è un male? Perché per te è un male? Ma perché è un male? Perché è un male? Dimmi perché è un male. Perché la tua ossessione è un problema. Ma no, ma dimmi perché è un male, dimmi perché è un male per te. È totalmente insensata. Ma dimmi perché è un male, però, dimmi perché è un male. Non mi vuoi rispondere perché è un male. E dici, so che sei ossessionato. Io sarò anche ossessionato e non è vero. Ma dimmi perché è un male per te masturbarsi. Perché? Non ce la fai. È un male perché c'è dentro tanta di quella tristezza. Nella masturbazione che tu vivi, nella masturbazione c'è la tristezza, nella masturbazione la tristezza rapporto. Vabbè. Sì, la ecco, siamo arrivati, la masturbazione è tristezza, ma è una cosa fantastica, la pippa, tanta tristezza, mentre nell'unione sessuale con la tua persona scelto per la vita stai dentro una grande gioia, è la masturbazione la tristezza, e questa cosa è veramente diversa, c'è una diversità. Va bene. Comunque vedo che Parenzo e Adinolfi sono da questo punto di vista. No, ma su questo tema qui non mi appassiona questo della masturbazione. Che quello che sentivi prima di me ti diceva io ero brutto, stavo così e quindi quella condizione dentro la gioia forse della libertà che raggiungi quando sei in due c'è una forza, una preponderanza anche vogliamo dirlo del sesso che è estremamente più dirompente. Sta a te a farti. Sì, ma queste sono tutte costruzioni mentali. È ovvio, no, non è costruzione, è vero. Sì, è vero, ma non lo puoi imporre a tutti. È vero. Ciao, ciao, ciao Maria, ciao.